E non... Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Baluccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio di Simmizzando Allora ragazzi, prima di tutto Vi chiedo scusa per la voce Però purtroppo, eh sì, sono... Mm. Ho detto già nei video precedenti che sono già stati pubblicati, sono già usciti sul mio canale ieri. Purtroppo non sto bene. Quindi vi beccate sta voce. Evviva che gioia! Eh? Allora, ragazzi, dunque, nello scorso episodio abbiamo fatto fuori il caro Bill um, Royal. E in questo, ragazzi, io volevo dedicarmi uh, alla carriera della nostra Jo. Perché è veramente importante, va al lavoro fra due ore, quindi io la farei cucinare un po'. Perché sì ragazzi, cioè, la prima stagione di Semi sta ormai per giungere al termine e noi dobbiamo darci da fare. In questo episodio qua, io ragazzi ho in mente di fare alcune cose, allora... La prima appunto è cercare di migliorare un po' la carriera della nostra Jo Perché come potete vedere ha fatto questi obiettivi Quindi deve cercare di aumentare il rendimento lavorativo Per salire al livello 8 ragazzi Ancora due ore di tempo Quindi tesoro ti prego vai um, Qua vabbè abbiamo sempre la sfida della positività Ma con lei non ce ne frega niente uh, Volevo ragazzi inoltre dirvi altro faremo in questo episodio c'è una direttiva che vorrei portare a termine dopodiché ragazzi passerò i fondi che il caro Villareal le ha gentilmente lasciato e ragazzi miei vi dico che è una bella cifretta perché abbiamo ben 236.985 simoleon del valore dell'otto quindi il valore della casa del Villarreal, poi 81.535 simoleon che erano i fondi proprio che lui in quel momento disponeva. Sapete, in casa aveva 81.000 simoleon, quindi ragazzi miei abbiamo un totale di 318.520 simoleon: non è male, e dovremmo utilizzare proprio quel totale, ragazzi, quella cifra per. Um, costruire il locale ecco il ristorante di giù quindi giustamente io come una babba nello scorso episodio mi ero di, proprio, proprio rimosso ragazzi di darvi una scadenza quindi per il prossimo episodio ragazzi di ehm, desimizzando That's calcolando so. che questo qui eh, esce appunto il 4 dicembre il prossimo episodio ragazzi andrà in onda ovviamente l'11 quindi uh, per avere modo comunque di registrarlo, visto che poi c'è anche l'8, uh, comunque ragazzi, che è festa, il 9 è domenica, insomma una serie di cavoli. Um, entro e non oltre il 7 dicembre. Ragazzi, avete tempo, io faccio fino alle 20, quindi fino alle 20 del 7 dicembre potete mandare um, il. Cara, stai, hai fatto qua. Ecco no, dovresti andare in bagno. Fermi ai 4 tipo nanosecondi. Mangiare non c'è bisogno, ma in bagno devi andare. Vai, tesoro. Questo lo metto via. Perché tanto le tue pargole stanno meglio di te, quindi voglio dire: questo guarda, fai una cosa, mettitelo nell'inventario. Mangiatelo al lavoro! Se hai fame? E, e quindi sì, ragazzi, avete tempo? Anche fino alle 23 volendo, facciamo sì il 7 dicembre. Um, ore 23: Avete tempo comunque fino alle 23 del 7 dicembre per poter, potermi inviare in galleria il, uh, il ristorante per la nostra Joe. E io sono contenta perché da, um, dai commenti che mi avete lasciato ho capito che l'idea vi è piaciuta, ragazzi. E non posso che esserne più felice perché. Um, questa è una serie che comunque è vostra e, e io vorrei fosse vostra proprio in tutto e per tutto per questo ho dato la possibilità di um, insomma di lasciare a voi la costruzione comunque del, del locale. Inoltre no, assumi la babysitter così possiamo restare con le bimbe. Inoltre volevo anche dirvi una cosa: dovreste, anche, ragazzi, dare un nome? Al vostro locale. Però ci tengo a dire una cosa. Ovviamente um, i locali vanno, ragazzi, messi in galleria, i ristoranti vanno messi in galleria con l'hashtag uh, Stimmizzando um, ristorante per Gio. Quindi, o potete scriverlo Ristorante X Gio oppure ristorante proprio per Gio come preferite voi. Um, però ci tengo a dire una cosa: ovviamente uh, chi costruirà il locale scriverà anche un nome. Eh, ciao, come va oggi? Spero di rivedersi. Eh, meno male. Scriverà anche un nome, però ovviamente poi il locale, ragazzi, verrà deciso con un sorteggio. Perché, come sapete bene, io non, ehm, non decido mai nulla senza. Cioè, di mia iniziativa, diciamo. L'unica cosa al massimo che posso. Uh, per esempio, decidere che farò in questo episodio è assistere al parto di Joe o comunque um, lavorare sulla sua aspirazione, ma perché questo è l'obiettivo proprio che ci siamo prefissati da quel D, ragazzi. Quindi, comunque, non è che faccio qualcosa, fra virgolette, um, senza, ecco, essermi consultata con voi. Quindi voi creerete un locale, chi vorrà creerà il locale e gli darà un nome, però poi verrà sorteggiato sia il locale sia il nome. Cioè per esempio se viene sorteggiato il locale A, faccio un esempio, eh, che si chiama per esempio, non lo so, da giù, ora faccio proprio un esempio banale, probabilmente ehm, potrebbe essere sorteggiato quel locale, quindi quel ristorante. Però poi io farò anche una votazione diciamo per il nome E magari invece verrà scelto un altro nome Che magari appartiene a un altro ristorante Ma che non è stato votato come locale Ma magari vi piace di più il nome Proprio per darvi proprio al 100% ragazzi Libertà e viva ragazzi <ride> Che dolci Libertà su tutto Allora ragazzi ci siamo Il momento è arrivato E vi mostro intanto Che la nostra ha ottenuto una promozione e buonanotte, che ha ottenuto la promozione. Come potete vedere, ora siamo al livello 8. Quindi, ragazzi, ha fatto anche il primo step. cioè il primo di questi tre step. Ed è nata un'altra femmina. No, ragazzi, ma io non ci credo. Un'altra femminuccia per la nostra gioco. Ragazzi, quindi a questo punto, come abbiamo sempre fatto, io ho qui. Il fogliettino con i nomi che mi avevate proposto voi tempo fa e andrò ad estrarre. A, a sorte comunque il nome, ok, ragazzi. Siamo sul sito random.org e vi ricordo che questo sito mi era stato consigliato molto tempo fa nel primissimo episodio di Simmizzando dalla mia cara amica Adnais Sims che ringrazio ancora. Io ho inserito i numeri da 1 a 7, vi ricordo. Il numero 1 è mm, ovvero i nomi che mi ha suggerito Tartle. il numero 2 i nomi che mi sono stati suggeriti da Dreamy like Moon, il numero 3 i nomi che mi sono stati suggeriti da Cherry Blossom Channel, il numero 4 proprio da Dana nice Sims. Il numero 5 da Lil Grace Simmers, il numero 6 da Re da Heroic Call e il numero 7 da Drago Anonimo Invisibile. Quindi ora a caso sceglierò mm, un uh, Selezionerò così un, un, un numero eh, e vedremo tra i nomi disponibili maschili e femminili quale verrà estratto. Uno, due, tre. Numero due, Dream Black like Moon. Allora, dunque, è una femminuccia, però io ho utilizzato tutti i nomi che Dream mi aveva dato. Perché ho utilizzato il nome Joy, se ben vi ricordate, se non ricordo male era per eh, la figlia proprio di... Mh, Oddio ragazzi, non mi viene il nome di Zoe. Eccolo. Non mi veniva e eh, anche Joanna. Quindi devo scegliere di nuovo un altro nome. Cioè, o meglio, generare un altro numero vediamo un po'. Vado 1 3 4 4 Adana e Sims. L'ultimo nome femminile rimasto è Maya. Quindi è nata Maya ragazzi ora io però per scrupolo perché la pancia di Joe mi sembra veramente enorme vado a generare un altro numero così qualora uscisse un maschietto e una femminuccia siamo già pronti per il nome, abbiamo già il nome e non dobbiamo tornare di nuovo sul sito quindi 1, 2, 3 numero 3 Cherry Blossom Channel quindi se sarà maschio o femmina dovrò scegliere uno dei nomi che mi ha proposto lei, Quindi, ragazzi, sono emozionata. Andiamo a dare il nome alla nostra piccola maglia. E quindi, ragazzi, abbiamo la nostra maglia Bennett. Io mi auguro sia solo una perché non posso farcela. Ti prego, Joe, una vampiretta. Oh mio dio, avete visto il simbolo? Abbiamo la nostra vampiretta. Ragazzi, oh. fatemela vedere. Potata. Eccola, tesoro. Vai, um, nutri. Non produce lei plasma, tesoro. Dovrei accontentarti del latte. Vabbè, che per il momento. E quindi, ragazzi, abbiamo la nostra pargola vampira. Abbiamo la nostra vampiretta, ragazzi. Perché si sono usciti quei simboli. Quindi, io penso, confermatemi anche voi, perché non ho giocato moltissimo con i vampiri. Ma penso sia proprio una vampiretta. Così ragazzi, mentre la nostra è sotto la doccia dopo aver congedato la babysitter, no? C'è qualcuno che bussa alla porta. E chi sarà ragazzi? È eh, io ho in parte eh, portato a termine la direttiva che mi aveva dato Cherry Blossom Channel. Parecchio tempo fa, ragazzi, è stata in assoluto una delle primissime direttive, ovvero di fare il cambio Luca a Diego. Perché, sì, ragazzi, questo è Diego Lobo. Ditemi cosa ne pensate. Io lo trovo molto più carino. Ho cercato, ragazzi, di non stravolgere completamente la fisionomia, quindi eh, ho lasciato la forma degli occhi. Insomma, così. E mentre qualcuno, insomma, um, sono le 3 del mattino, tra l'altro, ma lui sa comunque che la nostra fa questi orari un po'. Un po' pazzi, un po' assurdi, diciamo. Senti tesoro, però fammi una cortesia, eh, perché ti vedo veramente, insomma, no? Mi fai soffrire conciata così, ti prego, mettiti qualcos'altro. Mentre la nostra è qui, sente, sì, mh, intravede, diciamo, il diegone, e ovviamente verrà immediatamente qui, ragazzi, perché vi ricordo che la nostra ha una. Eh, c'ha una storia comunque con lui. Quindi romantico, eh, gli accarezzerà la guancia del tipo Ma tesoro, cosa ci fai qui a quest'ora? E lo bacerà ovviamente. Ma... Hai fatto tutta questa strada? Tesoro, veramente vabbè, e due a San 1, eh. Non è che... Cosa ci fai qui a quest'ora? E lui ti devo parlare con urgenza. Ma è successo qualcosa? Gio, ti prego, fammi entrare. Io devo parlarti di una cosa importante che ci riguarda. Che ti riguarda, Gio? E lei, ma mi sembri agitato. Insomma, stai calmo, puoi parlarmi di qualunque cosa. Ok, va bene, però possiamo entrare in casa. Mi rendo conto che l'orario è assurdo. Sì, abbassa la voce, però, perché sai, se le bambine si svegliano, poi è tutta un'altra musica qua. Eh, certo, ovvio. Quindi, io immagino che. Um, Vai qui e anche tu vai qui Quindi smettetela di Ciarlare ma spostatevi Perché la pi piccolina ehm, Si è svegliata eh, Le bimbe dormono Quindi per favore Non me le svegliate E eh, lui è qui Togliti però tesoro il giubbotto Perché eh, direi che è il caso Di togliersi il giubbotto E quindi eh, Eccolo qua eh, ragazzi, lui farà un bacio appassionato. Ti devo, ti devo parlare. Lei: Dimmi tutto. Va bene, ok. <ride> e lei: Wow, ma cosa succede? Senti, io devo veramente parlarti. Beh, l'ho capito, senti, tu sei la mia rosa, capisci? Io? Abbiamo rimandato tanto questo momento, Joe. E eri di un altro uomo e ora io non voglio più correre il rischio di perderti. Perciò. Hai capito, Rosa mia? Quello che voglio chiederti. E lei, ovviamente, ragazzi, eh, fa finta di cadere dal pero. E lui, ragazzi, chiede, recita una poesia d'amore: Tu sei il fuoco che arde nel mio cuore. E lei, beh, sì, sono bellissime le parole che mi stai dedicando, ma insomma, non capisco. Uh, sì, a questa abilità di carisma. Sembri veramente. Sei strano, insomma, c'è qualcosa che ti preoccupa. Joe, io voglio fare un passo importante con te. Quindi, questa è per te. E lei, sì, ma non riesco a capire. Insomma, professa amore eterno. Cioè, quale sarebbe il passo importante? Tu sei profumata come un mazzo di rose rosse. Lei, sì, ho capito. Mettivi il libretto. Cioè, non capisco. Eh, non, non vuoi invitarmi a una partita, a vedere con te una partita di baseball? Oppure a, non lo so, a un club del libro, vero? Beh, diciamo che vorrei altro da te. E vorrei vivere un'avventura spaziale. Non solo dal punto di vista fichifigoso. Eh ragazzi, ragazzi, mi piacciono tanto questi due insieme. Mi piacciono tanto e lui ha qualcosa, ragazzi, che vuole chiederle. Motivo per cui si è precipitato qua a quest'ora. E lei, dimmi, non sarà per mangiare cibo spazzatura che sei venuto qui? Vedi, io lo so che ci siamo già baciati tante volte, ma voglio qualcosa di più. Voglio chiederti se vuoi impegnarti seriamente con me. Ma certo, perché non, non eravamo già seriamente impegnati? Eh no, tesoro, non eravate seriamente impegnati, a dire il vero. E lui, vedi, io sono disposto a spendere tutti i soldi che vuoi, eh, capirai. Musica per le orecchie, ehm. Um, diciamo che voglio proporti qualcosa che non prevede tra mezzi nel formaggio grigliato e lei ma, ma non capisco eh ora capirai Io voglio chiederti di sposarmi oh, Guardate lei, oh mio Dio. Ora come lo spiego a Jacqueline? <ride> esatto, effettivamente è più questa la cosa, ragazzi che si domanda la nostra, sto impazzendo per cercare di fare una fotografia decente, ecco, così. Eh, perché lei vi ricordo che, no, con oh, Joaquin. No. Ma davvero, ma certo che voglio sposarti. Oh, oh. Eh, però, ragazzi... Lei vuole, lei vuole, come se vuole. E lui lo so, ti sembrerò avventato, ma vedi io... Veramente potremmo spendere tutto, cioè, insomma, tutti i si simoleon che vogliamo. Sai, sono una persona semplice, però. Ma sì, per il, per il pranzo di nozze, la cena, quello che vorrai, insomma. Io sono disposto veramente a darti tutto. Beh, forse per iniziare dovremmo iniziare a condividere... Il letto, <ride> cioè capisci? Mm, potrebbe scoppiare una guerra se non ci trovassimo. Da quel punto di vista, e lui intendi dire che vuoi darmi un cassettone qui a casa tua? Eh, ragazzi, allora, questo, eh, questa qua è una bella, 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 bella domanda. E io, ovviamente, mi me rimetto a voi perché la partita è vostra. Allora, due cose. La prima, la direttiva che mi aveva dato Cherry Blossom Channel. Proprio all'inizio... All'inizio... Diceva... Calcolate ragazze, Era il secondo episodio... Tipo... Mh, Joe dovrà sposarsi con Diego Lobo... Rifare il look a Diego... L'ho fatto... E tradirlo... Ma scoprire che alla fine... L'unico che l'ama davvero... È lui... Quindi diciamo che... Mh, è facilissimo tradire Diego... In questo momento... Perché abbiamo anche Joaquin... Quindi basta un incontro fra... Uh, Joaquin e, mh, eh, e... Joe... Per porre fine Alla, alla cosa... Eh, però la domanda è questa Allora, punto primo Matrimonio in grande stile Come è stato con Mandras, ragazzi Oppure un matrimonio molto più semplice Perché comunque è già il secondo matrimonio Quindi ci ridimensioniamo un po' di più Seconda domanda Joe deve andare a vivere Nell'appartamento di Diego Quindi sempre a San Maessuno, ragazzi Ma a vivere in un appartamento Oppure, ragazzi, è Diego che deve Come sta dicendo Joe, devo... Posso occupare un cassettone qui a casa tua? O oh, è il Diego, ragazzi, che deve venire a vivere qui con Joe e le pargole? La scelta è sempre vostra. È vero, ragazzi, che fondamentalmente è una decisione che abbiamo preso... Um, cioè, meglio, che avete preso da non molto tempo. Nel senso, Joe non vive qui da tanto. Um, ed era la soluzione ideale, no? Nel senso, una casetta, però a San Maessuno, quindi in un quartiere comunque... Um, Vivo, ricco, ecco, però ragazzi ditemi voi, perché ovviamente eh, in base alla storia magari cambiano anche le, mh, le necessità della nostra Jo, quindi deve venire a vivere qui Diego o deve, um, deve trasferirsi lei a casa di Diego, quindi fatemi sapere se volete un grandi, mh, vorreste per Jo con Diego un matrimonio in grande stile e quindi. Per quanto riguarda il matrimonio, quindi, prima, fra virgolette, votazione il matrimonio. Opzione A: matrimonio in grande stile. Opzione B matrimonio semplice. Un, una cerimonia così si scambieranno gli anelli, inviteranno gli amici. Ma una cosa molto semplice, tipo sotto l'arco, insomma, cose così. O, seconda richiesta, ragazzi: trasferimento quindi casa, insomma, quello che volete. Opzione A restano a vivere qui quindi Diego si trasferisce qui opzione B gioco le pargole si trasferiscono nell'appartamento di Diego fatemi sapere cosa ne pensate perché Diego è venuto qui sì perché non, non ce la faceva più a resistere lui doveva dichiararsi doveva um, sono stato un lama fino adesso capisci ti ho lasciata andare e lei sembra un romanzo questa storia insomma non è che ti sei insomma comportato in modo classico, con una cenetta al lume di candela. Beh, ma non serve una cena quando c'è il vero amore, capisci? Io dovevo dirtelo, dovevo dirti i miei sentimenti e lei hai fatto la cosa migliore, davvero. Io, insomma, illumini la mia giornata di sole anche se c'è questa pioggia. Quanto al cassettone, non so, ti farò sapere in base alle direttive. Eh Beh, certo, giustamente, in base a ciò che deciderà il Papa o il volere popolare. Eh beh, mi sembra giusto. Quindi, ragazzi, veramente fatemi sapere. Ora. L'ho trasferito qui ragazzi perché volevo fosse lui a fare la proposta E vi ricordo una cosa Almeno per quanto riguarda questa prima generazione Perché io non posso ovviamente dire niente per ciò che accadrà a Joe nella seconda Diego sarà eh, l'amore finale diciamo della nostra John no? eh, Anche in base alla direttiva che mi aveva dato Cherry Blossom Channel Quindi regolatevi anche di conseguenza in questa giornata di pioggia davvero non mi sarei mai aspettato, insomma, un trasferimento, un matrimonio... E lui mi ha tesoro, non ci sono problemi, qualunque cosa tu voglia è tutto a mio carico, capisci, dal punto di vista economico, insomma, non voglio perdere tempo a prendere mosche. Oh mio Dio, ma certo è un matrimonio molto costoso, insomma, può prosciugarti, stile pipistrello... Eh No, tesoro, vabbè, lasciamo perdere. Ehm... Um... Oh mio Dio, potrebbe essere un evento così clamoroso da dover chiamare la polizia Capisci, eh? eh? sì, la sicurezza, come noi, bodyguard, tesoro Dovrò iniziare a fare delle ricerche Comunque, non sarà certo una bidonata la nostra unione Non vedo l'ora, ma certo tesoro, vivremo come in una casa delle bambole E non importa se hai due figlie, no, veramente ora sono tre, ma vabbè, dettagli eh, Devi aggiornarti un attimo Io sai, non sono un robot, ho dei sentimenti, quindi sono aperto a tutto, capisci? Non sarà facile come bere un cappuccino anche farmi accettare dalle tue figlie, però non voglio essere più un lama. E insomma, voglio te e voglio anche le bimbe. Oh, sei così dolce Diego. Allora ti farò sapere se è il caso, insomma, se ci trasferiremo noi da te o tu qui da noi. Sono così emozionata. Ma certo, insomma, leggi poi i commenti dei Simmers e fammi sapere, ma non tenermi troppo in attesa perché potrei diventare di pietra, eh, certo, sei medusa, vabbè. E quindi sì, ragazzi, diciamo che una parte della direttiva che mi aveva dato Jerry Blossom Channel è stata portata a termine. Però, visto che si parla di matrimonio, eh, ragazzi, volevo comunque, fra virgolette, rimettermi un po' a voi, chiedere un po' a voi. E... Adesso Diego se ne andrà perché per il momento non vive qui, proprio perché la decisione se farlo vivere qui o meno o se far andare giù a casa sua è vostra. E sono le 7 del mattino. Notare che la nostra sta così, ragazzi: fra tre giorni quindi c'è tempo. Però c'è qualcun altro che la nostra deve contattare, far venire qui, perché come dire adesso la situazione, ora che si è fatto avanti soprattutto Diego, è parecchio rischiosa e la nostra deve assolutamente. Um, un po' sistemare le cose, però c'è un'altra cosa che volevo prima dirvi, come avete potuto notare Diego si è presentato alle 3 e quando invece noi ci siamo salutati erano tipo le 11, cosa è accaduto in tutto questo tempo? Io sono andata ragazzi eh, nelle varie unità familiari, quindi nella unità familiare di Zoe, dagli M, insomma io ho fatto crescere i pargoli, quindi adesso abbiamo altri toddlerini ragazzi che gironzolano allegramente. Così, ragazzi, verso um, le 8, immaginiamo, la nostra ha fatto la sua telefonata e ha chiamato lui. Ovviamente Joaquin, che si è presentato immediatamente. Eh, si è presentato qui, ragazzi, con la speranza di, come dire, poter vivere finalmente la mare con la sua bella. Quello che non sa è che non è proprio il piano della nostra... Che prontamente, ragazzi. Ovviamente, si è sfilata l'anello. Come potete vedere, non indossa l'anello che eh, le ha donato il nostro Diego. E lui viene qui. Tesoro, oh, insomma, la tua chiamata mi ha sorpreso. Volevi qualcosa? Senti, potresti controllare un secondo la roba sul fuoco? Arrivo subito. Devo andare a prendere una cosa in camera, certo? Come no? Quindi, nutri la piccolina. E lui? Beh, ma certo, ci penso io, sì, vabbè. Ecco, stai qua, osserva perché più di questo non puoi fare. Riempi la ciotola, va, renditi utile. Le bimbe sono qui che giocano o che mangiano, ecco. Ecco, vieni qui, guarda chi è che ti chiama, tesoro. Ho saputo che siete fidanzati ufficialmente. Congratulazioni, sono così felice per te, Diego. Sì, Ma chi sei? Oh mio dio, Ramiro, ti prego, basta! Oh. Allora lui vieni qui Perché poi Cioè ragazzi A parte la botta da pazzo Nel far fuori il Villareal Io Joaquin me lo immagino comunque molto dolce Ecco con, i, con le bimbe no? Eh però C'è cioè Diego Eh la direttiva vuole Diego Quindi mi dispiace tanto Joaquin Quindi sistema la piccolina Falle una coccola Dopodiché ragazzi ovviamente La nostra verrà qui ma che è sto schifo qua? Butta il cibo avariato, ti prego E riprendi a cucinare perché non sia mai che succede qualcosa Tipo, ma che è sta palla? Perché si vedono sta cosa? Perché è una bambina, tesoro Eh, sì, capisci? I bimbi guardano queste cose, non è difficile <coughs> Ragazzi, scusate, ma... Ehm... E quindi sì, forza tesoro, datti una mossa perché ovviamente lui non sa che la nostra ha avuto un altro pargolo Né tantomeno ragazzi che si è fidanzata, eh, voglio dire Furbona! e ehm, lui qui, allora? Volevi parlarmi quindi, ma che stai facendo? Ah, si stai buttando sto caso. Beh, sì, c'è una cosa che volevo dirti Lui, beh, sono qui, lei, parliamo sai? insomma Sei stato, ecco, parla dei sogni sei stato così dolce, insomma, se non fosse stato per te, quel vecchio che se la faceva nelle mutande sarebbe ancora tra noi. Eh beh, mazza, proprio, eh. Ehm, una cosa carina da dire. E lui, beh, sai, per te farei qualunque cosa. Ma mi hai chiamato qui per questo, insomma. Sei bellissima, vestita così. Mi sembra anche dimagrita. Eh beh. Sì, sai, ho le diete, voglio diventare soda come una stagia. Comunque, um, parliamo del motivo per cui ti ho chiesto di venire qui, mm, mio caro. Vedi, devo scrivere un nuovo capitolo della mia vita, capisci? E quindi devo andare avanti in qualche modo. Ma certo, mica voglio perdere tempo a buttare l'immondizio a altre cose. Io voglio concludere con te, voglio fare qualcosa, avere qualcosa di più. E lei, beh. Potremmo parlarne a letto, eccola lì. Perché ovviamente, ragazzi, la direttiva prevede eh, di tradire il nostro Diego. Un ombrello? Beh, sì. siete meravigliosi. Non voglio dire altro. Mentre la nostra qui, con lui che tu hai addirittura vestito, stavi. Mazza, ragazzi, che look! Eh, insomma, come dire, si concederà a Jacqueline, fra virgolette. Eh, sì, vabbè Fanno per la prima volta, appunto Lui non ha mai fatto fichi fichi con lei Quindi, fra virgolette, lei eh, Questo è un modo, fra virgolette Diciamo, per ripagarlo della sua cortesia Quindi, su Diamoci una mossa Non appena avrà finito di fichi fichi gioare, Eh? E eh, gli dirà, guarda Io mi dispiace tanto Ma... Purtroppo. Eh, cosa tesoro? Purtroppo cosa? Chiedi di essere solo amici. Sì, non devi dormire, non è questo il momento. Devi chiedergli di essere solo amici, quindi ti prego. Ecco, vai, chiedi di essere solo amici. No, non. Non, non farmi le immersioni, ti prego. Esci. Vedi, io. Quello ti stavo cercando di dire, devo, ho bisogno di avere un nuovo capitolo nella mia vita e capisci, ho delle figlie adesso e... Adesso, da un po', eh, voglio dire, tesoro mio. Ho delle figlie e non posso permettermi davvero altre distrazioni al momento, perciò io ho apprezzo tanto quello che tu hai fatto per me, ma ho bisogno di andare avanti da sola per ora, capisci? E lui, no, non capisco, insomma, cioè, ti ho aiutato, ti ho... Mh, lo so. Non è una bidonata la mia, no, neanche poco. Uh, credimi, è solo che ho avuto molti giorni di pioggia, ho bisogno di avere le idee chiare, capisci? Sto cercando, come vedi, di mettermi in forma per diventare una soda come una statua e, insomma, ho bisogno di, di calma nella mia vita. Perciò, per favore, cerca di capire. Ecco, la bimba deve andare, ora ti prego di andare perché, sai. Uh, i mie le mie figlie hanno bisogno E non voglio Eccola lì che ci riprova Non voglio comunque che ti trovino qui Capisci Non, uh, non si sono ancora abituati all'idea Che mi sono separata dal loro padre Ma certo come no e, um, e quindi sì Il nostro poveretto ragazzi Perché da una parte mi fa pure pena Verrà qui e, uh, a guardare l'esibizione Immaginiamo triste Sconsolato sotto l'acqua Una tragedia praticamente Basta voi due Basta, è finita, fine della storia. È inutile che ci provi, cocco, eh. E quindi ragazzi, con parte della direttiva che mi ha dato Cherry Blossom Channel eh, completata, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Eh, le direttive adesso ragazzi, mi rendo conto, sono molto meno perché siamo veramente agli sgoccioli, ne mancano pochissime. E magari... Mh, ne approfitto, ragazzi, anche per gestirle. Mi sono lasciata apposta quelle un po' più lunghe che richiedevano un po' più di tempo, anche un po' più di storia, diciamo. No? Ehm, perché alcuni eventi devono avere un po' di tempo per potersi verificare, altrimenti non avrebbe molto senso. E, e quindi mi sono sì, volontariamente ho lasciato eh, del tempo per queste ultime direttive e le altre che poi andremo a completare. Uh, e quindi scusatemi se in comunque ecco, in questi episodi state vedendo uh, mh, pochissime direttive, diciamo, però um, piano piano ragazzi le termineremo tutte e quindi arriverà anche la fine della prima stagione di Simmizzando. Se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, Mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, nell'info box, ragazzi, cioè nella descrizione del video, potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le playlist, il canale dei miei amici youtuber, andate iscrivetevi, campanellina attiva e mm, vi ricordo assolutamente, ragazzi, le informazioni per eh, il ristorante. Mi raccomando, avete a disposizione una marea di soldi. Per poterlo creare, ragazzi, ovvero vi ricordo: avete a disposizione 318.520 simoleon. Io non ho ancora dato i soldi a Joe, glieli darò nel momento in cui dovrà acquistare comunque il ristorante. Così avrò le cifra, la cifra comunque precisa. In più, ragazzi, ci sono i 12.000 simoleon che sono il costo dell'otto. Perché io vorrei posizionarlo sarà un 64x64. Perché vi mostro subito. Una cosa, ehm... si sì, salve e a gestisci gli scenari. Ovvero, ragazzi, cosa eh, io, ovviamente, cosa ho fatto? Ho demolito la villa dei Villa Perché ho immaginato questa cosa, cioè, lei si è presa tutti i soldi e quindi non c'era più possibilità, ragazzi. Cioè, praticamente figli per poter andare avanti eh, hanno perso la casa fondamentalmente ho immaginato magari che siano andati che ne so in una sorta di orfanotrofio perché tutti comunque piccoli ragazzi ovviamente e quindi questo è il lotto io l'ho già rinominato del ristorante di Josephine ovvero di Joe 12.000 simoli per acquistarlo 64x64 quindi ragazzi potete sbizzarrirvi, vi ricordo che una parte deve essere dedicata ai vampiri, perché questa era una direttiva che mi era stata data da Dream Black like Moon, quindi mi raccomando, l'unica cosa che vi chiedo ragazzi è di creare semplicemente il lotto, quindi il ristorante, dare un nome, mi raccomando, ma non creare il menù. Gli abiti, sì, quello che vi pare, però non il menù, perché il menù eh, è una direttiva che ehm, devo portare a termine io, comunque che mi era stata appunto a Dream Like Moon, per cui devo mettere anche delle, eh, degli alimenti, comunque con delle pietanze, delle bevande che richiamino comunque il, i vampiri, ecco. Quindi ragazzi eh, io vi ringrazio ancora di cuore, avete a disposizione fino al 7 dicembre, ore 23 per creare il ristorante, vi ricordo che l'hashtag è Simmizzando BalucciaSims, eh, un um, eh, ristorante per Joe. Ristorante per gioco scritto OX o per vi ricordo, la cifra sono 318.526 mole, il lotto è 64x64. 64, quindi, ragazzi sbizzarritevi! Un, uno spazio dedicato ai vampiri, mi raccomando, io sono veramente felicissima. Non vedo l'ora di vedere i vostri ristoranti. Quindi, ragazzi, io vi auguro. Una buona giornata, o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre al prossimo, ormai, lo sapete bene, sul Sol Simmers. E non...